Ma con tutto il possibile distacco viene da pensare che più sono fragili, più si sentono fragili e meno si sorvegliano nel linguaggio, nei gesti, nei versi del corpo, negli abiti, nei toni. Non passa giorno senza qualche battuta stupida o barzelletta o pernacchia, corna, dito medio, gesto dell'ombrello. È possibile che pensino di essere in questo modo più simpatici, più comunicativi, più vicini a quel popolo che senz'altro venerano e a cui attribuiscono con qualche decisione un sovrano disprezzo per virtù come il silenzio, il riserbo, la dignità, la stessa capacità di vergognarsi. Così come poi è anche possibile che questa deriva di abbassamento del discorso pubblico sia un segno di una regressione profonda a uno stadio infantile, un po' come i bambini che dicono le parolacce per fare colpo sui compagnucci. E tuttavia l'impressione, o almeno il dato politico, che più il governo si indebolisce, più diventa inutile o addirittura la causa dei problemi italiani, e più cerca di farsi coraggio ingaggiando una specie di folle corsa a rotta di collo nella semplificazione, nella volgarità, ma senza accorgersi che proprio questo porta alla fatale rovina non solo del governo, ma del potere in generale.